Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Prosegue lo stato di agitazione delle marinerie per il caro gasolio. Francesco Scordella, presidente dell'Associazione Armatori di Pescara, lancia l'ennesimo grido d'allarme al microfono del TG6. Il servizio di Paolo Renzetti. Passano i giorni, ma per le marinerie italiane la situazione diventa sempre più drammatica a causa dello stop alle attività per il caro gasolio. A Pescara pescherecci in porto, con lo scoramento dei pescatori che cresce di giorno in giorno. Loro devono capire che le aziende non è che possono vivere una giornata in questo modo qua, perché sulle imbarcazioni ci sono anche i dipendenti, le famiglie, le aziende che hanno i mutui e hanno spese. Non si può vivere la giornata tenendo ferme delle attività. Poi c'è tutta la filiera, la ristorazione, c'è l'indotto della meccanica, l'elettricista, il frigorista, c'è un mondo dietro al settore pesca e loro purtroppo non ti ascoltano e decidono sempre loro con le associazioni. Io non è che sto con le associazioni, ma un membro della pesca ci deve stare, chi sta sul pezzo tutti i giorni, perché un conto è stare su una scrivania e un conto stare sul pezzo tutti i giorni che tu lo tocchi con mano. Quindi oggi secondo me la soluzione migliore era cercare di avere un fermo, quello che chiamassero come gli pare, biologico, bellico, nel frattempo che loro trovano le soluzioni per abbassare sto gasolio, perché se no stiamo fermi in operosi così come stiamo adesso, e a braccia concerte, e il giorno 16 abbiamo i pagamenti, le scadenze arrivano uguali, e questa è la situazione di questa categoria a livello nazionale. Per il presidente dell'Associazione Armatori Francesco Scordella sarebbe stato giusto anticipare il fermo biologico a giugno anziché lasciarlo a luglio, in una situazione sempre più complicata per il settore. Stiamo cercando di fare delle proposte a ridurre il massimo delle giornate, però se lavori poco di compenso ce ne avrai talmente basso che non so qual è la soluzione migliore. Il problema più grande è che noi purtroppo non abbiamo avuto questo incontro al Ministero della Pesca per avere un colloquio con chi proprio deve dirigere questo settore, quindi col sottosegretario, che volevamo fare della proposta in attesa delle misure che verranno adottate, se era il caso di fare un fermo. Qua come si nomina la parola fermo sembra che scoppia la terza guerra mondiale, ma secondo me era l'unica alternativa in questo caso di stare fermi, e quindi non stavamo fermi a livello nazionale inoperosi senza avere perdita di tempo, perché adesso siamo in queste condizioni, fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico, voglio capire qual è la soluzione che hanno in mente questi qua. L'attività recente della Regione in materia di finanziamenti, aiuti alle imprese e indennizzi a lavoratori è stata al centro della conferenza stampa indetta dai vertici di Forza Italia. Oltre 172 milioni di euro stanziati. Il servizio. Sono 172 milioni di euro stanziati dall'assessorato regionale alle attività produttive, turismo e beni culturali, presieduto da Daniele Damario, per far fronte all'emergenza partita nel 2020. Questa mattina, assieme ai vertici del partito, l'assessore di Forza Italia ha voluto illustrare più nel dettaglio le misure messe in campo per aiutare imprese e cittadini. Oggi comunichiamo ciò che è stato messo in campo dall'assessorato sviluppo economico, turismo e cultura, diciamo, negli ultimi 18 mesi. Diciamo che abbiamo messo sul campo circa 172 milioni di euro a disposizione delle imprese, dei cittadini abruzzesi, compresi sono ristori, sono contributi, parte in esecuzione di leggi regionali, parte in esecuzione di fondi statali che noi abbiamo messo a bando, abbiamo messo a disposizione delle imprese abruzzesi. Per quanto riguarda il quadro economico della Regione Abruzzo, dobbiamo dire che la Regione Abruzzo oggi tiene botta, soprattutto con le grandi imprese. Abbiamo notizie importanti anche per quanto riguarda l'automotive, soprattutto per quanto riguarda il gruppo Stellantis, se quindi parliamo di Sevel, e quindi diciamo che nel complesso l'economia abruzzese tiene, soprattutto per quanto riguarda la grande industria. Abbiamo qualche piccolo problema per quanto riguarda le microimprese, e sulle microimprese sarà importante uno sforzo con la nuova programmazione 21-27 che mette sul piatto circa 380 milioni di euro per le imprese. Un applauso al lavoro di Damario e dei consiglieri di Forza Italia è arrivato dal senatore e coordinatore del partito, Nazario Pagano. Daniele Damario, secondo me, ha
fatto un ottimo lavoro, oggi finalmente ne dà comunicazione ai cittadini abruzzesi, perché per la politica è fondamentale far sapere soprattutto ai cittadini quel che si sta facendo. Non sempre questo viene percepito, soprattutto quando si tratta di enti di livello sovracomunale, perché poi sono i cittadini, magari si rendono conto di quel che accade nella propria città, ma nella regione un po' meno. Quindi oggi si fa reso conto di quanto è stato fatto, di quanto la pandemia ha certamente contribuito a creare dei problemi, ma di quanto anche l'assessorato regionale al turismo e all'attività produttive ha fatto per venire fuori da una situazione oggettivamente complicata. Certo, non ci voleva anche questo problema della guerra, che ha fatto lievitare soprattutto i costi dell'energia, di gas e petrolio. Questo naturalmente comporta una serie di altri problemi di livello nazionale e internazionale, che però hanno una ricaduta anche in regione. Ma io credo che quello che è stato fatto è molto positivo. Dopo il boato avvertito ieri in Piazza Vico e a seguito dei primi controlli, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha tranquillizzato la cittadinanza, poiché non si ravvisano anomalie, ma i controlli proseguono per scoprirne l'origine. Vediamo. Ieri intorno alle 12:15 di mattina gli edicolanti della piazza hanno sentito un boato, diciamo, dal sottosuolo e un tremore della struttura dell'edicola. Sono subito venuti i vigili del fuoco, io passavo per caso, mi sono fermato, ho chiamato gli uomini dello speleoclub che nell'arco di mezz'ora hanno esplorato tutti gli ipogei diciamo circostanti, quelli che partono da Via Gizzi, gli ipogei della Camera di Commercio e della Chiesa di San Domenico. Non hanno trovato nulla di anormale, per cui il secondo passo è stato quello di ispezionare lo spazio dei servizi sottostante a Corso Marrucino, aprendosi la strada all'altezza della Banca d'Italia. Hanno percorso questo tunnel per 400 metri non trovando nulla di anormale. A tutto questo si è aggiunta anche una ispezione a cui ho partecipato anch'io del liceo classico e del Giambattista Vico. Anche qui non abbiamo trovato nulla di anormale. Voglio tranquillizzare i cittadini che faremo ulteriori controlli con l'aiuto anche di geologi della Protezione Civile, però per il momento, a parte il fatto che non abbiamo trovato la causa, non c'è nessuna alterazione morfologica del pavimento stradale che mi implichino e mi obblighino a misure restrittive per la circolazione. Quindi chiedo alla cittadinanza di stare tranquilli. Evacuato il mercato del venerdì a Manopello in provincia di Pescara questa mattina a causa del rinvenimento di alcuni ordigni bellici all'interno di uno scantinato di una abitazione di Corso Santarelli nel centro storico del paese. Il ritrovamento sarebbe avvenuto durante alcuni lavori edili. Sul posto al lavoro carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale. Tutta la zona è stata isolata per permettere il lavoro delle forze dell'ordine. Presente anche il sindaco di Manopello, Giorgio De Luca. I consiglieri comunali del centro-sinistra di Pescara parlano di dubbi sulla regolarità delle procedure adottate dal comune di Pescara sugli affidamenti di importanti lavori per il Giro d'Italia. Questa mattina le minoranze ne hanno parlato in conferenza. Vediamo. Gian Pietro, oggi in conferenza stampa avete parlato dei dubbi che avete sui lavori che sono stati fatti recentemente a Pescara prima del Giro d'Italia, la messa, diciamo, in sicurezza, il rifacimento dell'asfalto in alcune strade della città proprio per l'arrivo della Corsa Rosa. Perché parlate di dubbi e di regolarità? Perché intanto la premessa è d'obbligo, ovvero che il Giro d'Italia è stata una bella manifestazione e ci auguriamo che possa tornare nei prossimi anni a Pescara. Il problema è che si conosceva la data del Giro d'Italia già dal mese di gennaio, eppure la giunta Masci ha predisposto tutti gli atti in estremo ritardo, tanto che si sono svolti i lavori
addirittura prima che si completassero le procedure di selezione delle ditte per fare questi stessi lavori. Questa cosa riguarda sia gli asfalti sia il verde, sono lavori di centinaia di migliaia di euro, addirittura i lavori dell'asfalto sono partiti prima, ovvero il 5 di maggio, prima che scadessero i termini per presentare le offerte per questa gara d'appalto, per questa procedura di evidenza pubblica, e si sono conclusi a ridosso del Giro d'Italia, qualche giorno dopo l'assegnazione formale. Ci chiediamo in quei giorni come sia stato possibile che un comune grande come Pescara possa aver affidato dei lavori senza aver completato la gara d'appalto, e purtroppo la stessa cosa si è ripetuta per i 150.000 euro spesi per i giardini sul lungomare nord, che sono stati fatti partire con largo anticipo rispetto al progetto complessivo per il quale erano stati finanziati, proprio per la motivazione del Giro d'Italia, che è passato a Pescara, ricordiamo, il 17 di maggio, ma la determina di affidamento è stata fatta il 26 di maggio. Vuol dire che qualcuno ha utilizzato la legge a proprio uso e consumo. Probabilmente ci chiediamo, anzi abbiamo noi già una risposta, ma lo chiediamo alla Giunta, se questa procedura, se ritiene la Giunta che questa procedura sia legale e legittima, e ci dica cosa a questo punto intende fare. Dopo la sfida del 2017, Americo Di Benedetto ci riprova ed è uno dei candidati a sindaco dell'Aquila. Di Benedetto è sostenuto da tre liste civiche di ispirazione di centrosinistra. Ascoltiamolo. La candidatura al sindaco dell'Aquila, quella volta nel 2017 sembrava cosa fatta, poi non andò a finire bene, anche questa ha la volontà di riprovarci. Ma in sostanza, in linea con quello che sta accadendo adesso, io avevo un mio perimetro di azione di legittimazione politica, ho cercato di portarla avanti in un contesto più ampio, oggi lo ripropongo con una sorta di ribaltamento delle situazioni. All'epoca furono le primarie, adesso è il primo turno, mi candido per diventare sindaco della città, perché credo che in questi anni ci sia stata un'attenzione importante da parte dell'elettorato e si siano capite tante cose anche rispetto ad allora. Ma la ricostruzione in città non è che sia addirittura di arrivo, avete visto voi venendo qui quanto sia a rilento e ferma la ricostruzione pubblica, rispetto alla quale ci sarebbe bisogno sia della pubblica sia delle chiese di una sorta di gestione monocratica che espropria le procedure ordinarie. Per quanto riguarda l'aspetto legato ai nuovi fondi che sono stati messi a disposizione della situazione contingente del Covid, perché non è che qui sono stati reperiti in funzione di una spiccata qualità amministrativa del governo uscente, la contingenza ha portato disponibilità, ci sarebbero state anche se ci fosse stato un commissario, la parte predominante che è quella del fondo complementare al PNRR per le aree segnate dal sisma è stata utilizzata senza un piano strategico generale che doveva vedere il coinvolgimento anche delle altre parti sociali, dei portatori di interessi, di tutto ciò che potevano mettere nelle condizioni a queste disponibilità finanziarie e generare un moltiplicatore dell'investimento pubblico. La sanità ha subito negli ultimi anni, non solo per la contingenza Covid, una sorta di disattenzione generale. Il presidio ospedaliero San Salvatore dell'Aquila potrebbe essere un'eccellenza, ancor più perché insiste a 100 km da Roma, potrebbe essere veramente un volano se si mantenesse la qualità della direzione dei reparti di riferimento e si abbassassero i tempi degli interventi per poter arrivare ad una mobilità attiva tale da ridurre anche il deficit sanitario regionale. Purtroppo non solo non è stato fatto questo tipo di investimento e di avvicinamento, c'è anche una gestione dedita alla razionalizzazione della spesa che in realtà però genera solo disservizi. Nella sanità c'è l'esigenza di investire perché paradossalmente se investi riesci a generare un circuito virtuoso che poi ti porta anche a superare le criticità finanziarie. Siglato il gemellaggio questa mattina tra Silvi e Ulcini, comune del Montenegro, a legare le due città sono secoli di migrazioni e ora i rapporti sono stati ufficializzati, guardando anche al futuro. Giuseppe Dintino. Silvi e Ulcini sono da oggi gemellate, un patto tra il comune della Costa Teramana e quello montenegrino che unisce le due sponde dell'Adriatico. I rapporti proseguono fin dalla seconda metà del XV secolo, quando a seguito dell'invasione saracena molti dulcignotti, dulcigno è il nome italiano della città dalmata, migrarono verso l'Abruzzo. The history is what bonds us.
La storia è ciò che ci unisce. Molti cittadini di Ulcini sono emigrati 300 o 400 anni fa e hanno popolato questa parte della costa adriatica e i bei posti che avete. Part of Adriatic coast, the beautiful place you have, and now we are connecting. E ora stiamo connettendo le due città per lo sviluppo delle nostre radici e di nuovi rapporti tra due paesi, due città e le rispettive genti. Cultures between two countries, two cities, and our and both people. Quello con il comune montenegrino di circa 20.000 abitanti è il primo della storia di Silvi. Non guarda solo al passato ma anche al futuro. Instaureremo rapporti socio-economici, ha commentato il sindaco Scordella. E con il sindaco di Ulcini abbiamo già intavolato un discorso che non va soltanto con una questione promozionale dei territori, ma anche uno scambio commerciale con l'enogastronomia, perché ricordiamo che la città di Ulcini, comunque è una nostra gemella, anche loro produttori di vino e di olio, hanno tantissime attrattività anche a livello turistico, e dunque vorremmo instaurare con loro uno scambio non solo sociale ma anche di tipo economico. Cerimonia istituzionale stamani al Marrucino di Chieti per il battesimo civico con la finalità di avvicinare i più giovani allo Stato e al suo ordinamento. Vediamo. Consegnate stamani nel corso di una cerimonia al Teatro Marrucino delle copie della Costituzione italiana in una edizione speciale adattata per giovani dalla Giuffrè Lefebvre ad alcuni neo-diciottenni della città di Chieti. Si tratta del cosiddetto battesimo civico, iniziativa alla sua prima edizione ma che sarà ripetuta e implementata nei prossimi anni, che ha lo scopo di avvicinare gli studenti allo Stato, a conoscerne l'ordinamento e le istituzioni che lo caratterizzano, a prendere consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadini che entrano nella maggiore età. A effettuare la consegna sono stati il prefetto di Chieti Armando Forgione, il sindaco Diego Ferrara, il presidente del consiglio comunale Luigi Febo. Credo che sia una cosa importante, un segnale che noi daremo ai nostri concittadini che compiono oggi 18 anni in maniera simbolica, nella donare a loro la Costituzione che rimette al centro l'attività sociale della nostra nazione. È un valore importante perché li deve far rendere consapevoli di diritti e doveri che loro come cittadine e cittadini hanno rispetto alla nostra nazione e ai loro coetanei. Questo evento è molto importante in quanto è a coronamento del lavoro fatto a scuola, dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione. Su cui abbiamo lavorato dedicando appunto le varie discipline coordinate da referenti sia per il biennio che per il triennio, per cui questo evento è molto importante per coinvolgere ancora di più i ragazzi che comunque sono stati coinvolti già da qualche anno in queste discipline legate alla cittadinanza e Costituzione. È un programma di 3 anni, l'anno prossimo e il prossimo ancora faremo la stessa cosa, la consegna simbolica, e durante il periodo scolastico l'anno prossimo partirà una serie di iniziative proprio di confronto con i ragazzi e di analisi della Costituzione. Influencer e blogger porteranno Montesilvano sui social. Si tratta di Trip in Montesilvano, il viaggio virtuale attraverso il comune. Vediamo. Un viaggio virtuale attraverso Montesilvano. Diversi influencer e blogger sono stati reclutati dal comune in provincia di Pescara per promuovere il territorio. Il nome dell'iniziativa è hashtag Trip in Montesilvano, giunta alla seconda edizione. E anche quest'anno quindi ospiteremo numerosi food e travel blogger con un seguito già targettizzato, che è quello insomma che l'utenza che interessa alla parte turistica della nostra città. Quindi questi blogger, influencer cercheranno di vivere su Montesilvano delle esperienze food, sport e di intrattenimento da poter poi insomma comunicare all'esterno per rendere ancora più appetibile la nostra città attraverso dei mezzi di comunicazione un po' meno istituzionali. Quindi cerchiamo di stare al passo con i tempi e ci adeguiamo a quella che è la comunicazione odierna. Lo scorso anno, fanno sapere dall'amministrazione, si è superata quota 200.000 presenze virtuali. Oggigiorno
anche la comunicazione istituzionale è sempre più social. E noi crediamo molto in questo tipo di comunicazione. Pensiamo che anche un'amministrazione comunale, un ente pubblico debba, tra virgolette, svecchiare alcuni format un po' troppo rigidi per quello che è soprattutto la promozione turistica. Per arrivare a più utenze possibile, oggigiorno è necessario e indispensabile adeguarsi e utilizzare i mezzi di comunicazione che sono poi quelli più utilizzati dalla stragrande parte della maggioranza. Quindi è importante essere presenti su social come TikTok, Instagram, Facebook, e questo penso che sia un mezzo di promozione molto molto efficace. Tappe del viaggio digitale potranno essere anche aziende e attività. Gli esercizi che vorranno partecipare potranno farlo contattando il comune. Ed ora lo sport, incontro nelle ultime ore tra il Pescara col DS in pectore Daniele Dellicarri e l'ormai ex allenatore del Teramo Federico Guidi, l'allenatore toscano che il 30 giugno vedrà scadere il proprio vincolo con la società biancorossa, è stato in Abruzzo perché è uno dei candidati forti alla panchina biancazzurra. Sul nome di Guidi pare ci sia unità di intenti tra il presidente Daniele Sebastiani e Dellicarri, che lo vorrebbero per un progetto calcistico che possa valorizzare i giovani dell'organico futuro. Per questo c'è stato un colloquio proprio tra Guidi e Dellicarri nella giornata di ieri, che tuttavia non ha ancora portato la fumata bianca, perché il tecnico ha una proposta forte da parte della Roma Primavera, che lo ha scelto come successore di Alberto De Rossi per guidare i vicecampioni d'Italia. Anzi, Guidi ha avuto anche già un colloquio con il DS dei giallorossi Tiago Pinto, che gli ha confermato la scelta della Roma di voler puntare su di lui per la prossima stagione. Per questo motivo Guidi riflette sulle due offerte e a stretto giro potrebbe compiere la sua scelta. Oltre a Federico Guidi, indizia anche Bruno Caneo, allenatore che in questa stagione ha guidato la Turris nel girone C di Lega Pro e che nelle prossime ore potrebbe incontrare la società biancazzurra. Defilate al momento le piste Zeman, Cudini e Vecchi. Reduce dalle due esperienze da vice alla EK Atene e al Bari, l'allenatore Gianluca Colonnello, ex giocatore del Pescara, parla del momento del club biancazzurro e spera un giorno di poter sedere sulla panchina pescarese. Vediamo. Dal tuo osservatorio da pescarese, da ex giocatore del Pescara, come stai vivendo questi giorni, queste settimane che sono comunque importanti per il futuro? Sì, bisogna ripartire, bisogna anche fidarsi del presidente, perché sappiamo tutti che a oggi è molto difficile, dal di fuori non è semplice capire certe dinamiche del calcio, però all'interno non è semplice gestire tante situazioni, soprattutto dopo le ultime due annate, e quindi bisogna fidarsi, bisogna riorganizzarsi e soprattutto ritrovare un pochino tutti un po' più di entusiasmo, perché il calcio deve rappresentare un gioco e una gioia. Io sono passato da diverse società e mi ricordo anche Lecce ha impiegato circa 6 anni a risalire in Serie B, sono stato anche a Bari, per tornare su bisogna fare sacrifici, avere una giusta programmazione, però ci vuole soprattutto entusiasmo, perché per tutto quello che capita intorno a noi bisogna ritornare un pochino più leggeri. Entusiasmo che si ritrova non solo però con i risultati. L'entusiasmo può dipendere da tante cose, però bisogna essere realisti e accettare anche le situazioni, perché il calcio ci sono le annate, ci sono dei periodi soprattutto della vita, e riesce tutto bene, però fa parte della vita, delle volte stare su, delle volte stare giù e poi risalire, quindi questa così è la vita, bisogna sempre affrontare ogni situazione, anche la più negativa, che oggi possiamo valutarla così, bisogna affrontarle e ripartire. Ripartire con un nuovo allenatore, Gianluca Colonnello, che ha delle esperienze in panchina negli anni passati, sogna un domani di allenare la squadra della sua città? Sì, se mi chiama stasera oppure se fosse venuto qua il presidente sicuramente avremmo concluso il contratto, quindi è un sogno
e penso che ci possa essere la possibilità. Ho fatto la mia gavetta, ho fatto tutte le categorie che dovevo fare, sono riuscito a partire dalle giovanili fino ad arrivare in Europa League, quindi da parte mia, avendo fatto tutto da solo, è una soddisfazione maggiore, quindi sono sempre ottimista, qualcosa di buono può sempre accadere. E ora il ciclismo, decisione sofferta ma irrevocabile. Il direttore sportivo della Giotti Victoria Savini 2, Stefano Giuliani, che è anche direttore tecnico del trofeo, Matteotti, ieri sera nel corso della trasmissione Velo ha ufficializzato che non ricoprirà più il ruolo all'interno della classica abruzzese di ciclismo, il servizio. Io molto probabilmente, personalmente, per una questione mia personale, io il Matteotti quest'anno non lo farò. Questa è la notizia, ma non perché è una cosa mia personale. La farai come squadra, come squadra, o non la farai? No, 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 proprio il Matteotti. Ma non ci sarà, perdonami, non ci sarà l'evento, o l'evento ci sarà e non ci sarà? Allora, io ho parlato col presidente, perché il presidente è Sebastiani, e io ho detto che non me la sentivo per una questione mia personale, e lui ha ribadito a me, mi ha detto, cioè, se non lo fai tu non si fa. Ma personale io... extra sportiva o personale sportivo? Extra sportivo. Ah, ok. Allora, questo sono e quindi lui ha detto se non lo fai tu non si fa, e se c'è invece qualcuno che lo vuole fare, perché comunque 4 anni, diciamo che c'è tutto per far uscire un buon Matteotti, e si facesse avanti, no? Ma non ci sono, perdonami, l'impertinenza e l'insistenza. È una decisione come le dimissioni, irrevocabile? No, no, io ieri sera siamo stati a cena. È una decisione che te... È una cosa che non mi sento io, perché purtroppo dopo 4 anni ho una situazione personale che non mi sento di affrontare uno stress. È una vita che io non so dire no a nessuno. Mi è maturata questa cosa per una cosa mia personale, ho detto, dico no, l'ho detto a lui, magari poteva dire vabbè si fa lo stesso, e lui mi ha ribadito, questa è la situazione a oggi, ma è una decisione, diciamo, delle ultime ore. A volte ci vuole il coraggio di dire di no, non è che c'è qualcosa che non va, io sono soddisfatto di quello che si è fatto in questi 4 anni, è una mia presa di posizione, perché purtroppo non me la sento. Ok. Matteotti è di tutta l'Abruzzo, si chiamava la classica pescarese e abbiamo messo nome la classica abruzzese. E se non ci credono più gli imprenditori, è difficile andare avanti così. Poi ripeto, non è per quello, perché l'abbiamo fatto 4 anni, puoi fare anche 5. È una mia scelta personale, perché devo imparare piano piano a dire di no. Perché da fuori è tutto bello, ma oggi il ciclismo è diventato veramente impegnativo. Organizzare un giro impegnativo, organizzare una trasferta impegnativa, l'abbiamo fatto col Covid, quindi la volontà ho dato oltre, io do il massimo sempre, quest'anno non me la sento. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono i TG delle 19 e delle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.